Dopo 32 anni dall'ultima volta di Nino Cicero, vice segretario della Democrazia Cristiana di Caltanissetta, Mussomeli avrà un nuovo deputato, il primo cittadino Giuseppe Catania. Candidato con la lista Fratelli d'Italia, Catania, al suo secondo mandato consecutivo come sindaco di Mussomeli, infatti è riuscito a prendere 4.520 preferenze, ottenendo la carica alla regione. Adesso per lui la parte più difficile da portare avanti, ottenere quegli aiuti fondamentali per aiutare il Vallone, territorio spesso troppo trascurato. Non sarà facile, ma nemmeno impossibile. Sono felice per questa affermazione, per il risultato raggiunto, per il traguardo. Sono soprattutto felice anche per il tributo di affetto che i cittadini del Nisseno, in particolare i miei concittadini, i Mussomeli e i cittadini del Vallone, mi hanno conferito. Ovviamente questo mi carica ancora di maggiore responsabilità con l'obiettivo ovviamente di dare risposte a un territorio che ha parecchie criticità e che ovviamente necessita di interventi urgenti per migliorare le condizioni di vita complessivamente, la qualità di vita complessiva del nostro territorio. E purtroppo la nostra provincia, ce lo confermano i dati del report del Sole 24 Ore, è relegata agli ultimi posti in termini di qualità di vita, quindi sono tante le criticità che bisogna affrontare, tra le tante sicuramente le infrastrutture viarie e digitali, che sono estremamente importanti e sono le condizioni di pre-sviluppo, le precondizioni per lo sviluppo del nostro territorio. Bisogna affrontare anche i temi legati ad una strategia sull'agricoltura e sul turismo nella nostra provincia, nel tentativo appunto di valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio, valorizzare gli itinerari turistici nel nostro territorio. Chiaramente un'attenzione particolare dovrà essere dedicata, ed è questo uno dei miei obiettivi, all'offerta sanitaria che le nostre strutture ospedaliere danno ai nostri concittadini. Occorre davvero mettere mano a tante cose. Chiaramente non c'è la bacchetta magica, c'è però l'obiettivo di mettere tutto l'impegno che io da sindaco in questi 7 anni ho dedicato a Mussomeli. Adesso si tratta di trasferire questo impegno su un ambito più allargato, quindi una dimensione provinciale, ed è questo il mio obiettivo, cioè quello di confermare il capitale di fiducia che i miei concittadini mi hanno attribuito e conquistare quella fiducia anche da parte di altre aree territoriali presenti in tutta la provincia nissena.